Nicola Amoruso, bomber Nicola Amoruso. Ciao Nicola, ciao, buonasera. Nicola. Ciao. Ciao, buonasera, buonasera. Come stai, tutto bene? Bene, grazie, sì, bene, tutto bene. Allora Nicola, parte il campionato di Serie A, Parma-Napoli, c'è un dubbio in attacco per Gennaro Gattuso, tu che sei un grande bomber, credi che sia Gattuso orientato più a giocare con Petagna lì davanti o con Osimhen? La domanda chiaramente che ti faccio è anche alla luce delle ultime partite amichevoli del Napoli, l'ultima in particolare quella con il Pescara, dove Petagna si è messo bene in mostra con due assist ed un gol. Tante voci di mercato lo hanno accompagnato in questi mesi, ma Gattuso sembra voler confermare questo ragazzo a tutti i costi. Diciamo insomma che Petagna è uno di quei giocatori che ha delle caratteristiche uniche, perché ha grande fisicità, sa giocare con la squadra e sa far gol, quindi insomma direi che è un giocatore a cui va data fiducia. Sono convinto che Gattuso punterà su questo giocatore che ha grandi potenzialità, e poi insomma c'è comunque la possibilità di tante alternative, tante opzioni, da non insomma dimenticare anche il Osimhen, che è un giocatore, certo, che, certo, ti piace? Che apre le difese, è un giocatore veloce, un giocatore che deve affinare un po' la tecnica, però un giocatore insomma che vede la porta, sente la porta, e bisogna mandarlo in profondità, perché è un giocatore che ama giocare in velocità. Come si fa a affinare la tecnica di un calciatore a 21 anni? Beh, è sempre migliorabile, insomma, assolutamente. Non sarà la sua qualità migliore, però insomma altre qualità, giocatore negli anni 60, negli anni 60, 70, 80, ma anche qualche anno dopo. Claudio Pea, buonasera a te, ce lo può dire, si usava il muro, i calciatori si accompagnavano con il pallone e palleggiavano da soli per affinare la tecnica, vero Claudio Pea? È quello che ho cominciato a fare anch'io quando avevo 10 anni, solo che poi sono andato avanti, sono rimasto lì uno scarpone. Claudio, ti lascio salutare Nicola Amoruso, tu che sei un giornalista di chiara fama nazionale e sei anche di fede juventina, voglio che tu faccia il tuo saluto da padrone di casa, no? In quanto opinionista di questa trasmissione, al grande Nicola Amoruso. Amoruso credo di averlo intervistato un paio di volte, una quando giocava nel Padova, che aveva 20 anni forse, no? Più o meno 21, sì, 20 anni, poi, 20 anni. E poi un paio di volte con la Juventus, dove non mi ricordavo bene più, oggi sono andato a vedermelo, ha segnato un gol importante in una finale di, penso un po', della Juventus, della Supercoppa, che vinse allora si giocava la Supercoppa europea a partita d'andata e ritorno. Il ritorno vinse a Parigi col Paris Saint-Germain 6-1 e segnò anche Padova. Hai visto, no? Hai visto Nicola che presentazione di Claudio Pea, che qualità! Sì, ricambio i saluti di Claudio. Sì, quella fu una partita veramente strana, nel senso una finale di Supercoppa europea 6-1 con molto fredda. Non Parigi, da Juve, non fredda. Da Juve. È vero, è me, purtroppo. Però insomma fu un netto 6-1, quindi mi ricordo tanti gol ma anche il freddo. Nicola, tu che sei un doppio ex, come diceva Donato Martucci, di Parma e Napoli, che sensazioni hai dal punto di vista proprio ambientale? È più pronto il Napoli secondo te a fare una buona prestazione, oppure secondo te credi che il Parma, sulla scia di questo nuovo allenatore, possa essere più convinto, una mina vagante di questo campionato? Beh, ma il Parma è stato già l'anno scorso una mina vagante, quindi quest'anno credo sia più una certezza. Dopo un cambio di allenatore è arrivato Di Verani, che anche se è retrocesso, però insomma ha dimostrato di avere idee, un calcio propositivo, quindi sono convinto insomma che vedremo un buon Parma. Però la pressione insomma più verso insomma Napoli, certo, deve dimostrare che deve comunque ambire a vincere anche questo campionato, ad essere a contendere lo scudetto alla Juventus così come all'Inter. Quindi è il Napoli che deve subito mostrare i denti, però insomma ci sono tutte le carte in regola perché il Napoli faccia un grande campionato. Claudio, invece, parlando del Napoli, dal punto di vista proprio squisitamente tecnico, secondo te un tridente come
Insigne, Osimhen, Mertens può essere sostenuto da un centrocampo formato da Demme, Zielinski e Fabian? Ma è una squadra abbastanza molto, direi molto in avanti, però io credo che l'ultimo Insigne che abbiamo visto è un giocatore che si sta maturando, sta diventando quel giocatore che ho sempre pensato che sarebbe diventato, e credo che Luca lo ricordiamo bene. Dieci anni fa già parlavi di Lorenzo Insigne, te ne do atto. Sì, è un piccolo Maradona, poi si misero tutti a ridere, ma non credo di essermi sbagliato di molto. Ha dovuto maturare, ha dovuto capire, ha dovuto crescere, e credo che dipenderà molto da lui il futuro del Napoli. Se lui saprà far bene come ha fatto l'anno scorso, soprattutto nel girone di ritorno, io penso che il Napoli possa anche giocare con lui che ripiega qualche volta e dà una mano al centrocampo, altrimenti è una squadra abbastanza sbilanciata in avanti. Però in questo calcio strano le vedo tutte, anche la Juventus è molto molto sbilanciata in avanti, a parte ieri che improvvisamente Pirlo ha sfoderato un 3-5-2. Certo. Però non aveva Dybala. L'avevi però previsto anche l'altra volta, no? Questo modulo del 3-5-2. Avevo previsto il 3-5-2, però ho visto una Juve ancora molto in ritardo, molto 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 lenta, ancora che soffre della stagione passata, di quel calcio monotono. I calciatori altro non hanno avuto nemmeno vacanze, altro, dai. Altro che champagne. Nicola. Di Sarri. Io credo che domenica la Juve rischi di perdere in casa. No, dai. Nicola, qual è la squadra che ti ha convinto di più nel mercato, diciamo, quella che ti ha più impressionato, che ha le idee più chiare? C'è Nicola? Abbiamo perso Nicola Moruso, probabilmente. Risponde pronto. Eccolo. Hai sentito la domanda? Sì, ho sentito la domanda, sì. Ma sicuramente l'Inter, perché c'è insomma un Antonio Conte che sta vive per vincere il martello e quindi insomma la squadra mi sembra sempre più forte, perché insomma sono arrivati giocatori importanti, quindi credo che quest'anno non sarà così semplice per la Juventus. Non l'è stato quest'anno, ma secondo me questo campionato sarà ancora più equilibrato, per fortuna direi, perché c'è bisogno insomma che il campionato italiano si bilanci verso l'alto. Esatto. E assolutamente credo che sotto questo punto di vista ci siano segnali interessanti. Voglio fare una domanda ad entrambi, lo chiedo prima a Claudio Pea: è Suarez l'attaccante giusto per la Juventus per completare poi i tasselli giusti per dare anche la caccia alla Champions League, che è una vera e propria ossessione per i bianconeri? E se l'arrivo di Luis Suarez, Claudio, a distanza di una settimana dall'ultima puntata, conferma che potrebbe essere l'arrivo dell'uruguaiano il preludio all'addio di Paulo Dybala? Ma io credo che siamo sempre al punto di partenza. Se bisogna vedere se Suarez viene o non viene alla Juve. Secondo giovedì, te? Giovedì fa gli esami, non credo che non improvvisamente faccia gli esami di italiano per prendere il passaporto perché poi la Juve gli dice no, stai dove sei. Insomma, io credo che se supera questi esami barzelletta, spero che sia barzelletta, perché insomma non credo che l'italiano si possa, una lingua così difficile, si possa imparare in 15 giorni. Comunque credo che Suarez implichi la cessione di Dybala, anche perché nessuno ci ha fatto caso, ma la Juventus ha già dovuto rinunciare soprattutto l'ultima settimana a Higuain, ed è andato a patti con Higuain, invece che dargli 7 milioni ha dato 3,5. Ma questo cosa significa? Che nel bilancio di plus e minus valenze la Juve nel suo già bilancio in rosso bisogna aggiungerci altri 20 milioni di lire, e quindi la Juventus è in grossa difficoltà, deve vendere, non può comprare, ha una rosa di giocatori e di doppioni incredibile. Guardavo l'allenamento ieri con Novara, ha un sacco di esterni di destra, mm-hmm. e però poi alla fine gli manca ancora il centravanti.
Arriverà, chi arriverà secondo te tra Dzeko, Suarez, lo stesso Milik? Dzeko credo che adesso con l'infortunio di Zaniolo non si muova più. Certo. Non credo, mi sembra che De Laurentiis, anche se ha il Covid, credo che per meno di 25-30 milioni non venda Milik. La Roma non li darà mai, quindi credo che... ognuno Milik resterà al suo posto. Ognuno resterà al suo posto, però Milik fra un anno è in scadenza. E quindi lo prende la Juve a zero. Nicola, invece tu cosa pensi? La Juve a zero. Bravo, bravo. Qual è l'attaccante giusto per la Juventus, Nicola? Dzeko. No, io credo invece insomma che se Suarez non ha problemi fisici, è il giocatore perfetto per qualsiasi attacco, per qualsiasi squadra, perché è un giocatore strepitoso, grande forza fisica, insomma lo conosciamo. Sono convinto insomma che alla fine siamo ai dettagli, è lui la scelta e non è sacrificabile con lui insomma un giocatore come Dybala per una Juventus che vuole ambire grandi. Quindi tu dici che arriva Luis Suarez e confermano anche Dybala? Ma non, secondo me è stato l'anno scorso il giocatore più positivo, mandar via lui in questa Juventus in cui insomma alla fine è il giocatore che inventa, giocatore che lega tra centrocampo attacco, fa il gol, insomma, quindi giocatore Nicola, per carità di Dio, io sarei l'ultimo a vendere Dybala, per carità di Dio, ma la Juve ha dei problemi economici da quando ha voluto a tutti i costi comprare Ronaldo, e poi c'è dicendo che si pagava da solo. C'è Kulusevski anche? C'è anche Kulusevski che non va dimenticato. Kulusevski, ti ripeto, cosa ha comprato a fare Kulusevski se a destra ha Cuadrado, Dybala, Bernardeschi? Si hanno dimenticati di Bernardeschi, tanto per gradire, si hanno dimenticati di Douglas Costa. Quindi ci sono quattro giocatori che giocano lì, non si capisce bene cosa hanno preso Kulusevski a fare se non per vendere Dybala, o quantomeno questo è nelle intenzioni di Paratici. Speriamo di no. Claudio, ti ringraziamo come sempre per essere stato con noi, ti abbracciamo e poi la settimana prossima, dopo aver visto l'esito della prima giornata di campionato, ti chiederemo insomma le tue prime impressioni sulla griglia della stagione che sta per iniziare. Grazie Claudio, un abbraccio grazie, a te. Grazie Claudio. Ciao grazie. Claudio, saluto anche Claudio. E allora salutiamo anche il grande Nicola Amoruso. Ciao, Nick, grazie sempre. Speriamo di averti fatto cosa gradita con Claudio Pea, no? Questo intervento che tu conosci molto bene. Nicola, per concludere, il momento più bello della tua carriera in maglia azzurra con il Napoli? Beh, insomma, è stato un anno molto, molto particolare, quindi purtroppo quella partenza, se le prime sei partite un punto ci hanno un po'. Ci hanno impedito insomma di arrivare insomma a fine campionato e agguantare la salvezza proprio l'ultima giornata, quindi è il momento più bello, è dura perché è stato lascia perdere quello che è accaduto, dico dal punto di vista, ma è una partita molto bella con la Roma che, insomma, uh-huh. Roma che ha vinto lo scudetto, quella fu una partita in cui insomma San Paolo era pieno 2-2 finì quella partita, San Paolo stracolmo. Stracolmo, 2-1, 2-2, ed era una Roma molto forte, uh-huh. Facciamo una bella prestazione. Quindi, esatto. Fece anche un gol, insomma, vedere sì. San Paolo in festa è sempre un'emozione. Grazie Nicola Amoruso per essere stato con noi. Grazie, buona continuazione.